ancora una volta una scelta di campo, è una scelta tra noi, tra il popolo della libertà, è un governo che ha dimostrato di saper lavorare, è un'opposizione che, come vedete, in tutte le occasioni sa soltanto insultare e criticare. Noi risolviamo le emergenze, la sinistra sa dire soltanto dei no. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Sono qui, siamo qui per reagire all'assoluta disinformazione che è stata data a riguardo delle vicende inerenti alle liste del Popolo della Libertà a Roma. Voglio dare una ricostruzione fedele e incontroversibile dei fatti, depurati da tutte le versioni inveritiere ed interessate che sono state diffuse da certa stampa. E voglio dire subito che in quello che è accaduto non vi è stata alcuna responsabilità riconducibile ai nostri dirigenti e ai nostri funzionari, quello che invece da troppe parti si è voluto far credere. Dalla ricostruzione che mi accingo a farvi si evince con chiarezza che ai delegati del Popolo delle Libertà del Lazio è stato impedito di presentare le liste, ed è stato questo impedimento portato avanti con atti e comportamenti ben precisi. I nostri rappresentanti quindi si trovavano all'interno degli uffici ben prima del termine previsto. Comunque, questa è la cronistoria. La prego. Non esageri, le potrebbero fare questa domanda, sì, davanti al semifinale, l'ho fatto un po' di semifinale. La prego. Non esageri. Va bene. E non hanno da mangiare, lasci perdere. Questa è la conferenza stampa per i giornalisti e non per l'individuo come lei. Non ti ho alzato le mani, io ho fatto una domanda. Picchiatore fascista. Francamente oggi non avrei nessuna voglia di tornare sulla nota questione, però bisogna che due parole le dica a proposito delle affermazioni che ha fatto il Presidente del Consiglio, che ancora una volta si è presentato più come un agitatore politico, un capolista, che come il capo del governo di tutto il paese, di tutti gli italiani, fra l'altro con una ricostruzione dei fatti francamente fantasiosa. Se io non voglio fare un errore speculare di addentrarmi in dettagli che non tocca a noi esaminare, ma inutile prendersela con Tizio, Caio, magistrati e quant'altro. Lì esiste un verbale dei carabinieri delle forze dell'ordine che parla delle ore, i documenti, le cose, chi era dentro, chi era fuori. Esiste con tutta evidenza il fatto che alle ore 17 è stata ripresentata la documentazione, che quindi quantomeno era correttiva, integrativa, e quindi direi che il PDL si è un po' denunciata da sola.